Martedì 8 giugno, puntuali come al solito su YouSlow Web Radio, questa è Svegliati Avvocatura. Hai qualcosa da dire? Contattaci 331-309-7852. Buongiorno a tutti, dunque, chi vi parla è Pino Gallo, buongiorno alle 9 in punto, grazie a Ornella Sala che ci assiste in regia in questo martedì di questa nuova settimana. E soprattutto grazie a Milena Miranda che è da Napoli e qui con me in conduzione. Ciao Milena. Buongiorno, buongiorno a te Pino, buongiorno a Ornella che come sempre ci sopporta e ci supporta e un buongiornissimo ovviamente a tutte le radioascoltatrici e i radioascoltatori. Pino, questa settimana com'è cominciata da te? È cominciata con un acquazzone terribile nel pomeriggio di ieri, qui a Lecce si è abbattuto veramente una mezz'ora di panico, credo che sia una perturbazione che forse sta attraversando un po' tutta l'Italia. Sì, infatti a noi ci attende oggi praticamente, dovrebbe in giornata, insomma si sta un attimo preparando questa per così dire frattura, no? di tempo, l'alta pressione non è ancora stabile, ma devo dire tutto sommato, ma però ci coglie piace, perché poi più... quando fa troppo caldo a giugno arrivarci a luglio insomma non è tanto piacevole. La cosa che ci fa più piacere è che i contagi diminuiscono, esatto, giorno dopo giorno, siamo sempre più verso le zone bianche, da ieri possiamo anche rientrare a mezzanotte, poi siamo tutti io un mi poco ricordo più liberi, sempre quella vignetta che dice coprifuoco alle 22, io alle 22 a letto, coprifuoco alle 23, io a letto già dalle 22, coprifuoco... Cioè dipende, è stata particolarmente faticosa, diciamolo, non c'è poi tutta questa voglia di andarsene in giro a scorazzare. Senti, la sera. Milena, tornando invece alla nostra Svegliati di Avvocatura, anche oggi argomenti decisamente importanti. Sì, perché abbiamo due interviste peraltro di Angelo Marzo, una a Barbara Calderini sui poteri privati e le governance digitali e l'altra a Nicola Vagnin che riguardano poi le nostre mail, le nostre carte che in realtà hanno un listino prezzi nel dark web e questo è un grosso problema, insomma, al quale ogni tanto dovremmo fare caso. Con cosa partiamo, Pino? E allora, Milena, io intanto ringraziamo il nostro Angelo perché ha realizzato questi due contributi, veramente andiamo ad ascoltare allora l'intervista che ha realizzato con Barbara Calderini, si parla di poteri privati e governance digitali, andiamo ad ascoltare. Hai qualcosa da dire? Hai qualcosa da dire? Contattaci webradio@uslow.it. Buongiorno all'amica Barbara Calderini. Buongiorno Angelo, buongiorno a tutti. Barbara, oggi parliamo di poteri privati, governance del digitale, in osservanza dei quadri, posizioni dominanti. Che cosa sta succedendo intorno al mondo digitale? Sta succedendo tantissimo Angelo e sta succedendo anche, diciamo, nella non piena consapevolezza di tanti. È chiaro che lo strapotere delle piattaforme digitali, dai social network alle big tech, ai colossi tecnologici, sta crescendo a ritmi esponenziali e questo non è privo di effetti e di riflessi perché condiziona sotto tutti i punti di vista gli equilibri stessi del web, incide sulla fruibilità e la disponibilità dei servizi essenziali, addirittura proprio sfruttando
sfruttando tra virgolette l'attuale momento storico emergenziale, riesce anche a penetrare in quei settori dove prima nel bene o nel male non era entrata, come la pubblica istruzione, ma non solo, perché poi gli effetti si riverberano anche nel dibattito politico, e quindi è chiaro che è forte l'attenzione sulla necessità di una svolta e di un repentino cambio di marcia che richiama anche e appunto. E come dovrebbe farsi questo cambio di marcia? Ma guarda Angelo, intanto nella consapevolezza e nel capire primis da parte delle istituzioni e quindi dei nostri regolatori e delle nostre istituzioni anche a livello europeo, ma io direi anche globale, quella che è l'incidenza della portata di questo potere esercitato, poi inteso come una forma di controllo da questi player tecnologici. Consapevolezza che sta venendo fuori sotto certi punti di vista, ma che ancora non si traduce poi in norme e quadri regolatori che riescono a rendere quello che fino ad ora era stato una base di costituzionalismo analogico, un costituzionalismo invece più digitale dal quale partire per poi garantire, tutelare libertà. Bella questa cosa del costituzionalismo digitale, no? Cioè. Sì, esatto. E si parla di quello, Angelo, i nuovi diritti digitali, tu sai benissimo che sono oggi la vita, la società si esplica e si sviluppa proprio nel digitale. È difficile oggi continuare ad arroccarsi in fortini analogici o pensare di poter fare a meno di una dimensione digitale. Quindi anche i diritti devono necessariamente trasferirsi su uno spazio che non è più quello di prima, quello analogico, bensì quello appunto digitale. Ma l'aspetto normativo deve essere curato a livello europeo, e poi a livello europeo deve essere confrontato con quello internazionale e globale, oppure c'è un'altra modalità? Perché l'aspetto normativo possiamo regolamentare anche in Italia questo qualcosa, però poi dopo ormai l'aspetto digitale è un aspetto anche globale che investe, cioè che ci deve consentire di rapportarci fuori, no? Assolutamente, perché poi il discorso che si fa in uno Stato o in una comunità di Stati comunque incide e ha delle conseguenze a livello globale. Quello che succede in Cina o quello che succede in America o piuttosto in Europa o da altre parti del mondo inevitabilmente influisce e condiziona anche quello che accade poi a livello di spazio digitale, di cyberspazio in tutto il mondo. Quindi i leader mondiali in questo momento sono bene o male tutti unanimi, poi ognuno con le proprie accezioni, chiaramente le proprie mire anche egemoniche in certi casi, però sono unanimi nella condizione di dover procedere verso nuove forme di governance del digitale. E quindi quello che manca ancora è però una visione globale e solidale, se vogliamo, di quello che è necessario fare per poter arginare questo strapotere, perché non dimentichiamoci che questi soggetti sono soggetti privati che operano a scopi di lucro e che incidono e condizionano e dirigono invece dei servizi che sono pubblici e degli spazi che sono pubblici. E peraltro le sanzioni tipo Google, 100 milioni per esempio per sulla concorrenza, no? Per la famosa questione dell'app di Enel, che cosa vuoi che siano 100 milioni per un colosso niente, come Google? Niente. Quindi niente. Loro su questo puntano tanto, cioè sono riusciti a bloccare lo sviluppo di un'app con 100 milioni, cioè non sono sì, nulla. Sì, ma sono fondi che loro hanno già accantonato, no? Esatto. Un po' come succede per le banche sulle perdite dei crediti irrecuperabili, cioè queste sanzioni sono del tutto inadeguate rispetto poi a quello che è il loro potere di mercato e il loro potere non solo di mercato, ma anche potere economico, politico, se vuoi anche di codifica, perché poi forniscono anche un'infrastruttura che è imprescindibile per qualsiasi organizzazione pubblica e privata, e quindi le sanzioni al momento sono del tutto inconferenti, possono creare piccoli fastidi, ma sicuramente, Angelo, non incidono nei loro modelli di business e nello sviluppo delle loro strategie economiche digitali in generale. Quindi
Diciamo che loro affrontano più la questione attraverso appunto degli accantonamenti, perché tu sai che hanno un valore di certo. mercato sia singolarmente che tutte insieme altissimo, ma poi sfruttano anche questo potere di influenza con un'arte, io la chiamo così, che è una specie di lobbying proprio, dove vanno ad incidere, a condizionare anche le elite politiche e i partiti politici al governo nei vari stati, come avviene in America, come avviene in Italia, come avviene in altre parti del mondo. A volte si contrappongono al governo e al potere politico legittimato, altre volte invece si assuefanno, come ad esempio in quegli stati autoritari come la Cina, dove non hanno altro modo di poter sfruttare le proprie chance di incremento di profitto e di business se non adeguandosi alle prerogative dei governi autoritari. Hai visto Apple, quello che sta succedendo e quello che succede da anni in Cina, no? Dove sì. Se in Europa e in America sbandiera la privacy come diritto fondamentale da difendere e garantire, anche contrapponendosi a Facebook, in Cina invece si piega e tra virgolette anche senza troppa, diciamo, resistenza alle mire egemoniche del Partito Comunista. Ma sai, questo è un discorso che da un po' di tempo sta crescendo nella consapevolezza sia dei filosofi che comunque dei sociologi, sul fatto che a volte per una democrazia imperfetta, quale chiamiamola democrazia, quale quella cinese, che impone certe regole a svantaggio di altre, sia funzionale, e invece una democrazia come quella nostra o europea, maggioritaria, così la chiamano, eccetera, possa invece non consentire lo sviluppo di alcune attività e anche soprattutto quelle di natura digitale. Questo è un discorso che andrebbe davvero affrontato seriamente, perché poi il popolo cerca sempre la strada di chi gli deve dare le linee guida. Eh sì, hai proprio ragione Angelo, è esattamente questo. Sono questi modelli di business, ripeto, delle big tech, esatto. che spesso sono lo specchio di un potere che è manipolativo, esatto. e tu sai cosa intendo quando dico questo, che è fondamentalmente incompatibile con i valori democratici che ci appartengono, no? E quindi è sicuramente tramontata la stagione della rete intesa come tecnologia della libertà, come spazio esatto. libero, di libera esplicazione e fruizione esatto. di servizi e informazioni, e bisogna invece rendersi conto che è finita quest'era del liberismo e della delega in bianco rilasciata a questi poteri, e bisogna imparare a gestirli. E rischiamo tutti di essere soggiogati ai player più importanti e più forti, diciamo, della sopraffazione. Eh sì, torniamo alla filosofia della sopraffazione, del più forte. È così, e non è confortante per il percorso che stiamo intraprendendo, per niente. Speriamo in un cambio di marcia effettivo, consapevole, in una visione lucida delle nostre istituzioni, perché solo condividendo certi obiettivi, veramente convergendo su certi progetti, riusciremo forse a ottenere qualcosa di più. Speriamo. Bene. Grazie Barbara per queste tue bellissime provocazioni e una buona giornata a te. Grazie a te Angelo, è sempre un piacere, grazie. News Love Web Radio, la voce dell'avvocatura. Come avevamo già accennato praticamente ad inizio puntata, adesso la seconda intervista sempre di Angelo Marzo, questa volta a Nicola Vanin, sulle nostre mail e carte che in realtà, ahimè, hanno un listino prezzi nel dark web, e bisognerebbe fare molta, ma molta attenzione anche nel dare i nostri dati. Comunque, ascoltiamo. Scarica la nostra app News Law Web Radio per Apple e Android. Buongiorno a Nicola Vanin. Buongiorno avvocato, buongiorno a lei. Allora Nicola, tu hai fatto un post nel quale lamenti, sì. o meglio precisi di stare attenti e di quanto soprattutto costi per quanto riguarda il dark web, sì. aver perso la propria mail o che la propria mail sia stata hackerata, ma anche il conto corrente bancario. Che succede e quali sono questi tesori? Sì, esatto, avvocato.
Esiste un vero e proprio indice dei prezzi nel dark web. Molte società che noi conosciamo molto bene, ad esempio Visa, Mastercard, McDonald's, Microsoft, ma anche addirittura molte società di sicurezza sono state vittime di un attacco informatico, dove c'è stata ovviamente anche molto spesso una esfiltrazione di dati che riguardano proprio gli utenti di queste società. Questi dati, ovviamente, queste informazioni trapelate vengono messe in vendita sul dark web e una società di sicurezza ha deciso proprio di creare un listino prezzi di queste informazioni. Ebbene, che cosa è emerso, caro avvocato? Che oggi c'è davvero un po' di tutto, ma soprattutto è evidente che gli account delle nostre, della nostra posta elettronica, quindi nel caso specifico uno di tutti i più utilizzati, Gmail, è molto prezioso e molto ambito da parte della criminalità informatica per ovviamente portare degli attacchi informatici verso noi consumatori e riuscire ad impossessarsi o di informazioni interessanti, ma soprattutto molto spesso dei nostri risparmi. Bene, è inutile dirti che noi cosa possiamo fare per fare questo. Dobbiamo tutelare le nostre mail o quant'altro, o comunque come facciamo a renderci conto se le nostre mail siano state destinate o meno a questo tipo di mercimonio? Certo, ha detto una parola davvero perfetta, avvocato, mercimonio di informazioni collegate ai nostri account che vengono sfruttati e ci mettono in pericolo quindi di subire dei forti danni. Per proteggerci da questo tipo di attacchi che sfruttano ovviamente la possibilità che le nostre password, le nostre credenziali siano presenti nel dark web e ovviamente acquistate da qualche criminale informatico, è importante regolarmente controllare che le nostre credenziali non siano state ovviamente utilizzate o siano presenti in questi ambienti del dark web. Come ci sono diversi siti specializzati, se non si conoscono questi siti specializzati che vengono molto spesso pubblicizzati in diversi siti web che parlano di sicurezza informatica, la cosa migliore è verificare direttamente col proprio provider di servizi, in questo caso ad esempio Gmail, con i loro servizi di sicurezza informatica che permettono a noi utenti di verificare se le nostre credenziali sono troppo deboli oppure sono già state in qualche modo utilizzate o sono presenti in questi ambienti appunto di sfruttamento di credenziali per portare avanti attacchi informatici. Anche perché poi ho visto questo listino prezzi, poi non è che si parli di soldi che fanno poi impazzire o che fanno che cambino la vita delle persone, no? Di prezzi bassi, parliamo. Quindi ha ragione avvocato, assolutamente. Un nostro account Gmail, pensi che in questo momento costa molto di più per un criminale informatico rispetto ad una carta di credito. Perché? Perché ovviamente sfruttare una carta di credito in questo momento è particolarmente complesso. Le aziende, le banche e tutti i finanziari hanno inserito diversi sistemi di protezione affinché una volta che notano che ci sono dei movimenti malevoli o comunque non legati all'utente su quel particolare account bancario, blocchino immediatamente. Invece sfruttare i propri indirizzi mail collegati a diverse piattaforme permettono al criminale informatico di acquistare o comunque di riuscire a raggiungere tutti i nostri portafogli e non far scattare una serie di allarmi che hanno inserito invece molti istituti bancari. Quindi il minimo sforzo, circa 60 euro, un criminale informatico è in grado di impossessarsi del nostro prezioso account, ad esempio di Gmail,
e iniziare a fare acquisti su Amazon o su altre piattaforme per ovviamente riuscire a trovare del valore con le nostre informazioni. Bene, grazie Nicola di queste tue piccole chicche, una buona giornata a te. Grazie avvocato, a lei. Uslo Web Radio, la voce dell'avvocatura. Ed eccoci di nuovo in diretta, siamo in conclusione di questa puntata di martedì 8 giugno. Anche in questa puntata, come avete avuto modo di ascoltare, argomenti decisamente attuali e molto importanti. È una settimana, lo dicevamo all'inizio, che ci coglie finalmente tutti un attimino più liberi e speriamo di ritornare presto alla normalità che abbiamo lasciato ormai più di un anno e mezzo fa. Un caro saluto a tutti voi, amici e colleghi in ascolto. Da Pino Gallo lascio la parola a Milena. Ciao Ornella. Ciao Pino, ciao Ornella, un saluto a tutti. Stavolta parlando di libertà, come già preannunciato, da leali della libertà c'è qualcosa dentro di te che nessuno ti può toccare né togliere se tu non vuoi. Si chiama speranza. E svegliati avvocatura! Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslo Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslo Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.